Ciao a tutti, oggi prepareremo le crispelle o sfingi di riso. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti più 2 ore di riposo. Gli ingredienti sono acqua, latte, sale, cannella in polvere, riso per risotti, lievito di birra freschi, la scorza di un'arancia, farina, olio di semi di girasole, miele d'arancio millefiori, zucchero a velo, vanillina e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il latte. L'acqua. La cannella, il pizzico di sale e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 6 minuti. Gradi, velocità 1. Versiamo il riso e lo facciamo cuocere per un paio di minuti in più di quelli indicati sulla confezione, nel nostro caso 15 minuti. Gradi, antiorario, velocità soft. Questo punto prendiamo una ciotolina, versiamo un po' di latte tiepido e sciogliamo il lievito di birra fresco. Ci vediamo con un cucchiaino. Dopo aver sciolto il lievito, lo versiamo all'interno del boccale. Versiamo anche lo zucchero semolato, la scorza dell'arancia grattugiata. E la farina. Dopo chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 3 minuti antiorario, velocità 1. Trasferiamo il composto in un contenitore. Dopo averlo trasferito in un contenitore, lo copriremo e lo faremo lievitare per circa 2 ore in un luogo asciutto e caldo. Trascorse le 2 ore, abbiamo ripreso il composto, adesso prepareremo le sfingi. Posizioniamo il composto su un piano, iniziamo a prendere una parte. Andremo ad assottigliare con le mani e formeremo le nostre sfingi che successivamente andremo a friggere. E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Una volta formate le crispelle, le friggeremo in olio caldo, sino a quando non saranno ben dorate.
Dopo aver fritto le crispelle, possiamo passarle ancora calde nello zucchero semolato oppure immergerle nel miele. Crispelle di riso, nella variante con miele e zucchero a velo o solo zucchero semolato. Grazie e alla prossima ricetta!